La coppia va a letto. La sposa si veste. Il ragazzo arriva a casa. Cerca la sposa. Osserva la sposa ed entra nella stanza. Il ragazzo dice che sono soli e l'uomo gli ordina di portarlo qui. Chiede cosa ne pensa del vestito. Dice che sembra meraviglioso. E i due iniziano a baciarsi. I due vanno a letto. Qualcuno bussa alla porta ed entrambi si lasciano prendere dal panico. Il ragazzo gli chiede cosa farà adesso. Chiede calma e dice di tacere. Dice che è lei la donna e dice che risolverà il problema. Il ragazzo si chiede cosa vuole la donna. La ragazza apre la porta al suo vicino. Lei commenta di aver scoperto che sposerà l'ingegnere. Lei dice che è vero. Il vicino chiede di entrare e la ragazza chiede di venire un'altra volta. Il vicino dice che non ci vorrà molto. La ragazza dice che suo marito le mostrerà la casa più tardi. Dice che è interessata all'acquisto. Dice che indossa solo un asciugamano, che sta per farsi una doccia e che il vicino verrà un'altra volta. La vicina dice che vuole comprare la casa. La ragazza chiede di fissare un appuntamento con il marito e lo saluta. Il vicino si chiede perché la ragazza si comporta in quel modo in modo strano. La ragazza ritorna nella stanza. Il ragazzo chiede cosa volesse. Dice che la vicina voleva entrare a vedere la casa perché lei era interessata ad acquistarla. Il ragazzo dice che suo marito è presente alla riunione e gli ha detto di portare questi documenti. La ragazza dice di godertelo allora. Il ragazzo dice che vuole ordinare qualcosa e la ragazza gli chiede cosa. Dice di mostrare cosa c'è sotto l'asciugamano. E subito dopo i due si baciano. L'uomo arriva e saluta il vicino. I due si salutano. L'uomo dice che i documenti sono a casa. La vicina le chiede se non ha la chiave. Dice di aver dato la chiave al dipendente perché portasse alcuni documenti. Bussa di nuovo alla porta. Il ragazzo si chiede chi sarà adesso. La ragazza va a vedere chi è. E il ragazzo brontola. La ragazza è sorpresa di apprendere che si tratta di suo marito. Torna nella stanza e dice che è suo marito. Il ragazzo dice che non possono essere scoperti, perché ciò potrebbe mettere fine al loro piano. La ragazza gli dice di nascondersi. Dice che non sa dove. La ragazza chiama per accompagnarla. Chiede di sbrigarsi. E dice che ha un'idea. Il ragazzo le dice di risolvere tutto. Lei aprirà la porta. Il marito chiede di entrare. Dice che indossa un abito da sposa. Il marito dice che non è il momento di provare i vestiti.
Dice che porta sfortuna vedere la sposa prima del matrimonio. Chiede quindi di ritirare i documenti portati dal dipendente. Dice che lo riceverà e chiede di aspettare. E la ragazza va al tavolo a prendere i documenti. Lo dà a suo marito. Dice che mancano le chiavi. Chiede cosa ha detto. L'uomo chiede la chiave che era insieme ai documenti. Dice che non ha la chiave con sé. E dice che il ragazzo ha lasciato solo i documenti. Il marito dice che è strano. E la sposa dice addio. L'uomo mostra i documenti della casa e tutto l'occorrente per l'acquisto e i pagamenti sono aggiornati. Il vicino dice che va bene. L'uomo dice che chiamerà il dipendente. Il vicino dice che è bene avere tutto corretto con la documentazione. L'uomo dice che vuole sapere dove sono le chiavi e se hai bisogno di fare domande puoi cercarlo. L'uomo trova strano dopo aver chiamato l'impiegato e il suo cellulare squilla all'interno dell'abitazione. Il vicino se ne va incredulo. Il ragazzo dice che suo marito sta chiamando. Lei dice di rispondere. Il ragazzo dice che riesce a sentire la sua voce. La ragazza dice di lasciarlo squillare. Chiede se è urgente. La ragazza dice che suo marito non ha idea di essere qui. Il ragazzo dice che non può vacillare. L'uomo ascolta attraverso la porta ed è indignato. La ragazza dice di non preoccuparsi, perché suo marito fa tutto quello che vuole. Il ragazzo dice che è preoccupato che tutto vada storto. L'uomo dice che non può credere che sua moglie abbia fatto questo. E la ragazza dice che l'uomo pensa che lei stia con lui per amore, e lo prende in giro. E commenta che non starebbe mai con un uomo del genere se non fosse per i soldi. Il ragazzo dice che l'uomo è intelligente e lei deve trovare un modo per trasferire tutto a suo nome. E non potranno essere scoperti, e quando tutto sarà a suo nome, sarà libera. La ragazza dice che l'uomo mangia dal palmo della sua mano. L'uomo si chiede come smaschererà i due. E si ricorda della chiave di riserva. L'uomo apre lentamente la porta senza fare rumore. La ragazza dice che non può vederla così. Chiede perché. Dice che porta sfortuna. E l'uomo sfortunato vuole sposarla. La ragazza si chiede perché lo ha detto. L'uomo dice di aver sentito l'intera conversazione. E dice che erano entrambi bravi attori. Dice che può spiegare. L'uomo dice che non si sposerà e che potrà andare a vivere con il ragazzo, e dice a entrambi di scomparire da casa sua. La ragazza insiste. L'uomo dice che non ha niente di cui parlare e gli dice di andarsene. E dice al ragazzo di cercarsi un altro lavoro. Il ragazzo dice che ha bisogno del lavoro. L'uomo dice di aver aiutato il ragazzo e di essere stato ricambiato. E dice a entrambi di uscire di casa adesso. E la ragazza tira il ragazzo per un braccio e se ne va irritata. Dice che sarà felice con il ragazzo. Lui dice di no, infatti.
Lei lo interroga. Il ragazzo dice che non sta con le donne povere e se ne va. L'uomo dice di aver avuto una liberazione.